Buon pomeriggio ad entrambi. Grazie Jacopo, buon pomeriggio dal liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Siamo ospiti di questa prestigiosa scuola del capoluogo adriatico e della professoressa dirigente scolastico Donatella D'Amico. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Grazie per aver ovviamente accolto il nostro invito per parlare di scuola, professoressa D'Amico, di quello che è successo in questi ultimi 2 mesi e di cose ne sono accadute tante, di quello che sarà soprattutto il futuro, perché ci avviciniamo alla data fatidica degli esami di Stato e quest'anno gli esami saranno svolti in maniera particolare. Andiamo per ordine, però io le vorrei chiedere che cosa è accaduto, che cosa avete fatto in questi 2 mesi per quanto riguarda, insomma, soprattutto la didattica a distanza, ma quello che avete fatto per mantenere un contatto con i vostri studenti, quel contatto che è mancato all'interno della scuola, purtroppo. Vero, intanto saluto tutti i telespettatori e ringrazio di questa attenzione verso la scuola in generale. Come diceva giustamente lei, la scuola si è ritrovata, come tutti noi, dall'oggi al domani, di fronte a una situazione mai, dico mai, avuta dal dopoguerra in poi. Ci siamo ritrovati a dover inventare totalmente una modalità diversa di trasmissione della conoscenza. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto utilizzando quelle che sono le nuove e i nuovi canali di comunicazione molto più alla portata dei nostri ragazzi, che sicuramente si trovavano in quel momento pronti, molto più di noi scuola in generale. Però devo dire la verità, intanto la scuola ha risposto positivamente a questa grandissima sfida, positivamente con, come tutte le cose, con dei punti oscuri, dei punti un po' così, diciamo, improvvisati. Perché questo? Perché come scuola, parlo sempre come scuola in generale, quindi indipendentemente dagli ordini e gradi, noi non avevamo un'esperienza così forte in tal senso che ci permettesse di andare avanti con una certa sistematicità. Ecco quindi che sono emerse subito i lati negativi legati ai problemi di connessione, la banda larga, il PC che magari contemporaneamente in casa veniva utilizzata da più persone, a volte anche dai genitori, smart working, più fratelli, tante difficoltà che si rispecchiavano dall'alunno al docente, che poteva avere in tutte le situazioni le stesse identiche difficoltà. Però siamo andati avanti, ce l'abbiamo fatta in questi mesi, abbiamo costruito un percorso, magari si potrà dire con minori risultati, come profondità del sapere che abbiamo trasmesso, ma sicuramente di grande valore per quello che è stato il contatto umano a distanza, virtuale, che abbiamo assicurato a questi nostri ragazzi. E penso che quello sia stato il successo più grande. Possiamo dire, professoressa, che questi 2 mesi, questo periodo in generale, a livello formativo per i ragazzi sarà probabilmente molto importante per il futuro, una palestra di vita questo periodo così difficile. È vero che forse si è studiato meno, però c'è stato un contatto diverso e maggiore con quelli che sono i problemi della vita di tutti i giorni. Ha detto una cosa giustissima. Questi nostri ragazzi hanno sperimentato una competenza nuova, mai provata a scuola, proprio perché si sono dimostrati all'altezza di questa grande richiesta che veniva loro fatta. E quindi è giusto, magari quello che diciamo prima, come spessore di quello che loro portano, perché adesso faremo la valutazione, sicuramente non sarà a livello del periodo in cui la scuola era in presenza, però io penso che sarà di una ricchezza enorme. Prima di coinvolgere anche il collega Jacopo Forcella da studio, che credo avrà delle domande e delle curiosità da rivolgerle, le chiedo, in questo percorso ovviamente siamo a metà maggio, ci si avvicina agli scrutini e all'esame di Stato. Prima di entrare un po' nel concreto di tutto questo, le chiedo, i ragazzi cosa dicono, i professori cosa vi dicono? Sono impauriti, ma non tanto per gli esami in generale, anche per il futuro prossimo, sono preoccupati oppure dimostrano una grande maturità?
Guardi, la bellezza della scuola è quella di dire che nonostante le difficoltà si riesce sempre a vedere il domani che sarà un domani migliore, un futuro roseo. Certo, in questo momento non le nascondo preoccupazioni, preoccupazioni forti da parte dei docenti e anche degli alunni, perché come dicevo prima quest'anno si dovrà concludere in ogni modo con una valutazione, un voto detto in termini molto più semplici. Si parla di valutazione formativa, proprio quello che diciamo prima, quella che serve per poter dire al ragazzo bravo, sei riuscito a vincere questa sfida, però nello stesso tempo è un atto amministrativo quello della promozione e quindi c'è la necessità di avere dei voti. Jacopo. Sì, allora dottoressa D'Amico, innanzitutto buon pomeriggio di nuovo. Io ho qualche curiosità, non fosse altro che il liceo classico, non il D'Annunzio di Pescara, è stato ha fatto parte del mio percorso di studi. E allora per questo le chiedevo, la formazione virtuale probabilmente di partenza la si accosta a licei con indirizzi differenti, il classico probabilmente è quello meno incline alla tecnologia e quant'altro. Com'è stata invece la risposta da parte dei vostri alunni? Cioè si sono dovuti ovviamente piegare alle esigenze del web, del virtuale? Sicuramente sì. Ah, intanto la saluto perché prima grazie. Non era capitato, il saluto era stato generico. Sicuramente ha detto cose correttissime perché la nostra scuola forse era quella meno predisposta, però è anche vero che la risposta dei nostri docenti è stata sorprendente. Ben il 92% dei nostri docenti e l'età media di docenti al liceo classico non è tanto bassa, quindi stiamo intorno ai 55 anni come media, è stata eccezionale questa risposta, cioè si sono reinventati in questo nuovo ruolo e sicuramente su questo è stato importante anche l'appoggio, il supporto dei ragazzi, perché i ragazzi non sono stati solo alunni, in alcuni momenti sono stati anche, come dire, i compagni di un percorso insieme ai loro docenti. E poi invece una domanda più specifica, è chiaro che la formazione a distanza certamente pur con ottimi risultati non può essere quella identica alla didattica in presenza. Ecco, volevo sapere se poi ci sono delle linee che magari o sono generali ministeriali oppure magari calate singolarmente, se ci sarà l'anno prossimo, non voglio spaventare nessuno, un surplus per cercare un po' di colmare questa parte che non dico che è andata perduta ma che è stata affrontata in maniera diversa rispetto alla consuetudine, se l'anno prossimo probabilmente si andrà più svelti ma si faranno più cose. Sicuramente l'anno prossimo si partirà con un piede diverso, è già prevista in questi primi documenti che adesso stanno girando, non ultimo c'è stato il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, proprio a proposito della valutazione che ovviamente si sposta anche sul prossimo anno, perché se abbiamo sentito dal Ministro Azzolina che saranno promossi anche ragazzi con voti insufficienti, questo non significa che saranno lasciati così al loro percorso, ma soprattutto su questa situazione la scuola dovrà intervenire e interverrà fin da settembre. Non mi chiedete come, perché siamo ancora noi in attesa di disposizioni più chiare, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Noi come scuola siamo pronti a fare questi percorsi rinforzati per permettere ai ragazzi, e lo faranno sono sicura anche agevolmente, di recuperare quei passaggi che sono stati un po', diciamo, lasciati in questo periodo di pandemia. Paolo. Sì, allora prima professoressa parlavamo di questi obiettivi che ci sono per i ragazzi da qui a poche settimane, ovvero la promozione, il superamento dell'anno scolastico in corso e poi gli esami di Stato. Allora, diciamo subito, che lo diceva anche, mi corregga se sbaglio, il Ministro Azzolina, che ci saranno anche dei bocciati, non ci sarà il 6 politico per tutti gli studenti in linea generale. E poi invece per quanto riguarda gli esami di Stato, quali saranno le novità, perché ovviamente non ci saranno gli iscritti ma ci sarà solo un colloquio orale.
Allora, intanto premetto che su tutte le mie risposte c'è sempre il punto interrogativo legato a queste emanazioni normative che ancora non sono state definite nei dettagli, quindi siamo ancora in corso di formazione di quelli che saranno i decreti importanti su queste materie. Però in linea di massima è vero, i ragazzi saranno promossi, il ministro più volte ha detto che non sarà un 6 politico, però la possibilità di non essere ammessi è legata a situazioni particolari e giustamente quelle situazioni che erano già acclarate al termine del primo quadrimestre. Passando poi al problema degli esami di Stato, guardi, il problema più grande è proprio quello della sicurezza, perché da quello che sappiamo l'idea principale del Ministro è appunto quella di farla in presenza, cosa sicuramente importantissima, riducendoli al solo orale, ma un orale ben articolato come abbiamo visto nella bozza di questa ordinanza degli esami di Stato. Noi siamo pronti, commissioni interne, presidente, sanificazione già avviata, igienizzazione costante, di tutto e di più, noi siamo pronti, siamo in attesa di questa ordinanza. Cosa si sente di dire ai ragazzi dopo tutto quello che è successo, ormai a poche settimane da questi esami e comunque dalla conclusione di un anno scolastico che resterà comunque nella storia, un appello ai suoi studenti, ai suoi ragazzi? Guardi, sicuramente ai nostri ragazzi c'è da dire, ragazzi, voi avete scritto la storia di questa umanità, questo anno 2020 resterà veramente negli annali, io vi prego di continuare, di farvi forza perché non è facile andare avanti, ma veramente quello che vi aspetta, questo esame di Stato, partite da questo, deve avere, dovrà avere per voi per forza lo stesso valore e la stessa intensità di qualsiasi altro esame di Stato. Che la forza sia con voi, ragazzi.